Senti, come state? Spero bene, miei piccoli cuccioli di patatine fritte. Breathe in, breathe out. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Zaniqua, la vostra zia Zen preferita. Un po' particolare, sì, un po' così. A volte perdo il filo del discorso, ma il filo interiore che lega tutti noi è più importante. Per prima cosa accarezzerò la mia pelle. La pelle è molto importante, ma una pelle basta. Iniziamo ad applicare l'olio. La mia pelle è molto idratata perché bevo un sacco d'acqua. Noi siamo fatti d'acqua. L'acqua è d'acqua. Pioggia che cade. Oh mio Dio, buonissimo. Stropicciatevi la faccia. Dopo aver applicato il nostro olio, ringraziamo. Cosa molto importante prima di iniziare un make-up è visualizzarlo, ok? Voi lo dovete visualizzare dentro di voi, nel vostro io interiore. E iniziare a scrosciare tra i pensieri del mare, tra il dire e il fare, amare e baciare. Quindi ci incrociamo in queste vie dritte percorse per annunciare un patibolo interiore consacrato da una luna nuova. Essendo oggi luna piena, io esprimo il mio make-up come una forma di ringraziamento. Iniziamo. Prendete il barattolo e fate come il barattolo. Siate il barattolo. Prendo un pennello angolato. Questo mi aiuterà a disegnare delle piccole lineettine leggiadre al di là del ponte che si cela. Ma basta! Questo specchio orsù è troppo basso. Truccarsi sarà uno spasso. Starete chiedendo che cosa ho sul petto? Beh, questa è una storia molto divertente. Stavo tenendo un pargolo quando un cane, che è compagno del pargolo, era talmente contento di vedermi che mi è saltato addosso e con le sue piccole unghie filate mi ha fatto del male sul petto. Ma è stata una gioia per me, perché ho sentito la sua energia trasferirsi all'interno di quel graffio. E per me è stata luce immensa. Questo graffio per me simboleggia la gioia e l'amore. Wow, raga, difficilissimo perché io sto cercando di truccarmi, ma mi viene da fare tutto molto lentamente, quindi applico adesso il correttore. Questo correttore è The Overachiever di Huda Beauty. Breathe in, breathe out. Ecco, ora inspirate ed espirate. Breathe in, breathe out. Ok, adesso andiamo avanti. Ora ne applico uno un po' più chiaro. Se fate il segno del gatto, vi porterà fortuna. Oh no, ho perso il mio fondotinta. Sento tutte le microparticelle sul mio viso. Ora utilizzo un po' di polvere fatata per fissare tutto questo fondotinta che abbiamo steso perché ha un pelo nel naso. Per questioni di tempo, come vedete, ho già fatto la mia base. Adesso vado a fissare tutto il fondotinta che ho steso con della polvere magica. Io utilizzo questa qua di Fenty Beauty. Con un pennello un po' più ampio e frizzantoso. Eccolo qua. Prendiamo la nostra polvere magica, sbattiamo un po' l'eccesso e siamo pronti. Simpatiche queste sopracciglia che non stanno come voglio io. Breathe in, breathe out. Adesso andiamo a realizzare un eyeliner un po' particolare. Utilizzerò questo lato destro per alzare verso il cielo e il lato sinistro per abbassare verso la terra. In questo modo ricreerò un effetto specchio, che è quello che siamo noi ed è quello che è il cielo con la terra. Clio Makeup, che ringrazio, mi ha donato i blush Cute Love. Questo è il colore del blush. Come vedete è molto caldo. Con questo movimento andiamo a stimolare la nostra guancia, sempre pronta a sorridere. Prendo quest'altro pescato, questo si chiama Coral Garden. Adesso prendiamo il nostro eyeliner, che come vedete è solido ma anche fluido. Vedete come si muove? Con molta calma e pazienza.
c'è una ciglia incastrata. Oh, tu per caso stavi per entrarmi nell'occhio. È arrivato il momento di disegnare le mie palline. Questo sembra più un ovale, ma soprattutto, come mi sto truccando? Ho delle ciglia molto carine che non avevo mai provato prima. Queste qui, è assurdo come da ciglia così piccole si siano creati dei disegnini. Oh, hai respirato? Breathe in. Breathe out. Oh, ciao ciao. Dopo che abbiamo fatto la sinistra, prepariamo anche la destra. Prendiamo della melma nera magica per poter applicare le nostre ciglia. Così dovrebbe bastare. Abbiamo compromesso le ciglia perché mi sono cadute. Ma tutto accade per una ragione. E la ragione magari sei tu. Non ho niente da nascondere, tu? Ecco fatto. Ora non ci resta che preoccuparci delle labbra. Visto che mi piace lasciarle candide e naturali per questo make-up. Questo qua è di Huda Beauty ed è splendido, perché come vedete brilla. Spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciare un pollice in su, altrimenti non importa. Io vi mando energie positive e ci vediamo al prossimo video.